Federico chi, scusa? Federico chi? Federico. È un amico di Mauro. Ah, ok, ok. Il buon Federico mi frusta, ha detto che no, parlo troppo e niente, vabbè, dopo vengo redarguito dal buon Federico. Ok. No, scherzo comunque, figurati. Bene, è un grande bene. Federico. Allora Mauro, grazie va per bene. Essere stato con noi a parlare di Lazio, ci sentiamo prossimamente. Va bene, vi ringrazio a voi, è sempre Forza Lazio e in alti cuori. Alla Lazio. Forza Lazio, ciao Forza Mauro. Lazio, ciao. Ciao, ciao, ciao. Con il nostro amico Mauro, adesso mettiamo un po' di musica e poi ritorniamo in studio. Guardo che ci meritiamo e ce lo godiamo. Alla fine sono arrivati anche gli applausi del San Paolo, una bella scena di sport da cui ripartire per la prossima stagione. Beh, assolutamente, ci meritiamo anche gli applausi del San Paolo dopo una stagione dove abbiamo fatto una grandissima annata. Cioè, c'è un momento anche un po' dei giudizi, dei pareri, no? Possiamo dare, non so, la corona e lo scettro di qualcuno che magari va portato fino a qui. Pioli è stato molto importante. Beh, come diceva lei, io ho detto prima a Sky e ho detto Stefano Pioli, perché ha costruito un gruppo di ragazzi che ha voglia di lavorare, di sacrificio, che si aiuta l'uno con l'altro, quindi penso che il merito sia tutto del mister. Avete avuto paura sul 2-2? Paura no, però amarezza, delusione, perché poi sarebbe fatto il gol, sarebbe stata difficile riprendere la partita perché eravamo un uomo in meno.
certo, avete fatto una stagione straordinaria, ma c'è un po' di rammarico perché questa Lazio forse avrebbe meritato anche il secondo posto. Ma il rammarico è facile fare adesso i conti alla fine, penso che il terzo posto sia meritato, ci meritiamo questo grandissimo traguardo, ora pensiamo ai playoff di Champions League. Senti, come avete fatto a superare questa settimana che è stata molto dura, poi sappiamo che significa perdere un tempo? Ci siamo riuniti, abbiamo parlato, siamo andati in ritiro, ci ha fatto bene, sapevamo che mancavano gli ultimi 95 minuti per far diventare una grandissima annata, quindi ci meritiamo questo terzo posto. Senti, Laziale sta andando tutto a formello, c'è chi sente la musica della Champions, già stanno sognando, vuoi dire qualcosa a questa gente che avete riconquistato di partita in partita? Che dire, 3 anni e mezzo che sono alla Lazio, quest'anno trovare lo stadio tutto colorato bianco-azzurro è un motivo di orgoglio, trovare tutti quei tifosi allo stadio è stato fantastico. Eccoci in studio dopo aver ascoltato i Cure, e parliamo un attimo dei Baby della Primavera che hanno sabato battuto il Palermo ai calci di rigore, ennesima impresa insomma della Primavera che tante soddisfazioni ci sta dando, adesso va alle Final 8 e per un meccanismo adesso abbastanza contorto che non stiamo qui a spiegare. Incontrerà o l'Inter o il Milan o il Torino o la Fiorentina, una di queste 4 squadre. E veramente una bella squadra. Guerrieri ha parato l'ennesimo rigore, quindi una conferma di questo portiere da cui ci aspettiamo tanto. E che ne pensate voi? Come sarà questa Final 8? Ci vedrà protagonisti? Vado io? Non la vedo. I ragazzi ne parlano bene, vogliono lo scudetto, però queste due partite hanno significato tanto, soprattutto la seconda. Non credo che arriviamo con i favori del pronostico. E è stata eliminata una delle pretendenti degli ultimi 2 anni, che era il Chievo. E vedo bene la Roma. Poi non conosco bene l'altro girone, il Bari che è arrivato sopra noi. Non arriviamo da favoriti, forse non arriviamo da favoriti, forse magari sarà un vantaggio, certo. Cioè, purtroppo poi però le Final 8 non so il campionato, quindi magari no, partita secca, c'è un Tunkara altalenante, sarà squalificato pure nella prima partita, un altro giocatore per me sì, cioè, saranno squalificati appunto Sek, Boretzky e esatto. E Tunkara sarà preso 2 giornate, quindi salta pure la prossima. Sì, sarà molto dura. Sì. Sarà molto dura. Sì, ma questo è un gruppo come la prima squadra, abbastanza unito, quindi sono fiducioso per questa Final 8. A Chiavari? Genova, cioè, e Chiavari, sì. Se infatti, le altre... se va in finale, non so se vogliamo andare. Scusate, Andrea ha detto che la Roma è una delle favorite. Allora perché non provarci? Mi sembra che la finale Coppa Italia abbia detto che la Lazio è superiore. Mm-mm. Anche perché poi la Lazio ha dimostrato, nonostante poi diversi giocatori sono passati in prima squadra, ha dimostrato che comunque sulle partite, diciamo, delicate, così dirette, partite secche, la Lazio è forse la più matura. In quel livello è rimasta sempre su quello standard, sempre a squadra competitiva, sono 3 anni
consecutivi che comunque alza un trofeo, 4 anni che comunque è nelle finalette ed è tra le prime 4 d'Italia. Quindi secondo me si sta soltanto aspettando di integrare i nuovi della primavera per lasciare comunque la squadra su questo livello. Secondo me partiamo un pochino sfiduciati, però l'organico secondo me può far bene e l'esperienza degli anni passati ti può permettere addirittura di essere più favorito di quello che credi. Sì, le altre squadre appunto sono appunto la Roma, il Bari e lo Spezia, poi c'è la Lazio, Inter, Milan, Torino e Fiorentina. Bene, abbiamo parlato pure della primavera. E domenica prossima c'è la finale con l'Ostia Mare dei 2008 a Fiumicino, ore 19. Ecco che la mente di Andrea incomincia. Cominciamo a perdere Andrea, sarà il caldo qua non dentro. Ti ricordi, Gianfranco, mio figlio è intervenuto. Sì, sì, fai una premessa perché la gente in ascolto magari non lo sa. Io avevo capito quello che dicevi. Sono finali della squadra con l'Aquila sul petto, quindi. Assolutamente, ripeti l'appuntamento. Domenica ore 19 a Fiumicino. Bene, domenica dovrebbe essere Lazio-Ostia Mare. La semifinale dell'altra era tra Ostia Mare e Sporting e Fiumicino. Dovrebbe essere Ostia Mare che era la favorita. Si preannunciano scontri. No, c'hanno un bambino molto forte loro. Questo ne riparleremo. Bene, bene. Ok, allora. Questa stagione della Lazio ci ha dato tante soddisfazioni, magari ognuno di voi avrà una partita preferita di quest'annata, qual è la vostra? La preferita? Lazio-Milan. Lazio-Fiorentina, penso che sia stata la giornata decisiva per il cambio di passo. Sì, Fiorentina-Lazio. Fiorentina-Lazio? Io sono d'accordo con Andrea ed è quella che ha cambiato totalmente la mentalità di questa squadra, che comunque sì, aveva già formato gruppo, però lì ha tirato fuori qualcosa che serviva di più, cioè il carattere, e la rabbia e la voglia di mostrare tutto il suo valore. Sì, pure per me è Lazio-Milan, perché in quella partita è stata la consacrazione più che altro del gioco che avevamo già visto, che ci ha fatto capire che comunque la Lazio se la poteva giocare con tutti. Quindi sono assolutamente d'accordo che è Lazio-Milan. Bene, abbiamo analizzato tutto, insomma, di questa partita di ieri, della stagione della Lazio, quindi possiamo incominciare a salutare i nostri ascoltatori. Marco, sì, scusate se intervengo. Comunque Stefano Senior si divertiva con i nomi dei calciatori di quest'anno e giustamente regna il nome Stefano. Stefano Pioli, Stefano Mauri, Stefano Radu, Stefano De Vrij, Stefano Salvatori che è il medico sociale, Stefano Lovati che è non ufficiale ma è comunque un medico Lazio. Gli acquisti adesso, il mercato della Lazio è facile da scoprire. Oddio, era meglio quando andavamo a cercare le fidanzate degli acquisti, era più interessante rispetto al nome. No, non trovi Gianfranco? Bene, sì, un po' in base al nome, un po' alla bellezza delle fidanzate, quindi il mercato è fatto allora. Per questo Juve ci è rimasto un anno solo. Beh, con questa perla possiamo chiudere. Era grande. Quello era un altro della schiera di Ledesma. Come molto, molto più forte. Sì, sì, no, io dico come carattere, come sì, sì. Ragazzi, io penso veramente, a parte che io ero innamorato di Veron e lo sono tuttora, ma io un calciatore come Ljubic penso non l'ho mai visto, un centrocampista che sapeva fare tutto. E la Juve di Lippi la differenza l'ha fatta lui in mezzo al campo, non ha vinto una Champions con la stella rossa, cioè era un giocatore di assoluto livello e penso che se fosse rimasto anche un parolo più forte sì, sì, molto più forte, più regista, un Biglia molto più bravo, un Biglia molto più uno slavo di anzi gli altri slavi. Sì, bravo. Io come ci segno. Sì. Non pazzo. Mi ricordo. Sì, l'unico giocatore che quando andava sul dischetto a battere i rigori eri sicuro che segnava. Anche con un fumogeno che arriva dalla Sud. Sì.
sì, sì, era. No, ma la foto che ho di lui è a Madrid. Decise lui.